Grazie sinceramente per questa grandissima giornata per me. Grazie mille, grazie. Alessandro Gassman è da oggi cittadino di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris ha conferito all'attore romano la cittadinanza onoraria in una cerimonia pubblica a Palazzo San Giacomo. Alessandro si è calato nel corpo di Napoli, l'ha conosciuta nelle sue varie stratificazioni, l'ha conosciuta nel suo popolo, nei suoi quartieri, nelle strade, nei vicoli, come direbbe Pino Danieli, dei vicoli mi è salata, è andato nei vicoli e si è contaminato. Alessandro, fissandomi negli occhi e raccontandomi quello che aveva in mente, seppe dirmi che non voleva altro che lo spirito di questa città. Lui era convinto di volere la lingua e lo spirito di un luogo in cui non era nato, ma che magicamente conosceva. Gassman ha recentemente interpretato il ruolo del commissario Loiacono nella serie televisiva dei Bastardi di Pizzo Falcone, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Napoli, aveva dichiarato l'attore, è una città vivacissima con un'infinità di eventi culturali e una ricchezza teatrale che altrove se la sognano, per le sale che in controtendenza continuano ad aprire con energia e per le energie creative e di qualità. Non è un caso che Napoli sia il luogo dove il massimo teatro italiano, dove la canzone, dove la letteratura hanno trovato luogo di svilupparsi in maniera così evidentemente straordinaria. È successo sempre qua, ci sarà un motivo, no? Io credo che abbia a che fare col fatto intanto che sia una città di mare, quindi aperta a chi arrivava, ai cambiamenti, ha cambiato pelle tante volte questa città, no? E in un paese come il nostro, che in questo momento ha così difficoltà ad aprirsi a ciò che non conosce, a ciò che fa paura, a ciò che ci hanno detto che fa paura, a ciò che è spaventoso, questa è una città che può insegnare tanto. Davvero grazie ad Alessandro, che da oggi è ufficialmente cittadino della nostra Napoli.